campionato Euronascar 2021, gran finale a Vallelunga. Siamo con un giovane pilota emergente e vogliamo conoscerlo meglio, quindi andiamo subito a chiedergli come si chiama, il suo nome e cognome e da dove arriva. Mi chiamo Paul Giuffrò e vengo dalla Francia. E a quanti anni hai iniziato, quanti anni hai adesso e com'è nata la tua passione per la NASCAR? La mia passione per il motorsport in generale è nata quando ero molto piccolo. Guardavo tutti i Gran Premi di Formula 1 con mio padre e giocavo ai videogiochi alla PlayStation. Un giorno sono andato a provare i kart con mio padre ed è andata molto bene perché ho vinto la mia prima gara e poi, a poco abbiamo alzato il livello con campionati francesi e spagnoli. Sono andato forte e ho poi incontrato il mio team manager dopo il periodo del Covid. Mi ha chiamato e mi ha fatto provare una NASCAR. È un sogno perché da piccolo vedevo le vetture NASCAR in TV, quindi per me è un sogno che si realizza. È un sogno per te correre qui in NASCAR e progetti per il tuo futuro, quindi dopo questo anno continuare in NASCAR piuttosto che salire in altre categorie, in altri livelli, diciamo così? Non so, di sicuro voglio vivere di motorsport. Ciò che amo della NASCAR è che sia puro driving, hai tre pedali, la frizione, la leva del cambio come ai vecchi tempi e guido proprio come vedevo in passato da piccolo. Questo mi rende davvero felice e quindi vorrei rimanere in NASCAR, ma se un giorno avrò un'altra proposta per andare via, lo farò. Ma il tuo sogno è quello di arrivare in Formula 1? È il sogno di tutti gli amanti del motorsport quello di arrivare in Formula 1, ma la Formula 1 è un gruppo molto ristretto. C'è bisogno di tanti soldi tra sponsor e fondi per correrci. Quindi bisogna essere realisti. Io farò di tutto per arrivare in Formula 1, ma è un obiettivo lontano dai miei progetti, perché è troppo difficile. Non è realistico dire che arriverò in Formula 1. Nella mia testa dico che voglio essere il miglior pilota e poi si vedrà. How many difficult is race in NASCAR? È molto difficile, poiché è pura guida e non ci sono aiuti elettronici. È guida allo stato puro, come ai tempi di Ayrton Senna. La macchina non dà aiuti e quindi bisogna essere precisi sul pedale ed è molto difficile. A differenza del karting, in una NASCAR gli occhi sono molto più in basso, vedi poco e devi indovinare le misure, la tua posizione in pista e la lunghezza della macchina. E qual è il pilota a cui ti ispiri invece nelle NASCAR che vorresti raggiungere come prestazione, come titoli, come vittorie? Il mio idolo in Formula 1 è Lewis Hamilton, perché demolisce anche psicologicamente i propri compagni di squadra. Con Hamilton a fianco i piloti non risultano più così bravi come prima. Adoro la psicologia di Hamilton. And here in NASCAR you have an idol? Sono cresciuto guardando Jimmy Johnson. Insomma, è lui il mio idolo in NASCAR. Come ti alleni ogni giorno per prepararti a essere un ottimo pilota? Ho come sponsor un team di hockey a Bordeaux. Due volte a settimana vado lì e nel pomeriggio lavoro anche con un mental coach che mi segue. Mi preparo molto anche su quel fronte. La preparazione mentale ho notato che ti porta all'essere da bravo a molto bravo. C'è tanta preparazione che non si vede in gara, ma questo mi ha aiutato moltissimo. Physical preparation, you gym? Sì, anche preparazione fisica. Con i giocatori di hockey sto nel palazzetto e ci alleniamo insieme. Quale pensi che possa essere il tuo percorso di questi prossimi 10 anni? Il mio sogno è correre la 24 ore di Le Mans. È uno dei miei sogni. Non so quando, ma farò di tutto per riuscirci nei prossimi 5 anni. Mi allenerò molto. Un altro mio sogno è guidare una NASCAR, anche grazie ai fan che spingono e supportano molti piloti, e voglio andare negli Stati Uniti il prossimo anno. Vuoi ringraziare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno, la tua famiglia, i tuoi fan, i tuoi sponsor? Certo, voglio ringraziare mio papà perché ha fatto tutto il possibile per aiutarmi. Facciamo tutto passo dopo passo, abbiamo tanti sponsor ma siamo un gruppo di lavoro piccolo. Poi da cosa nasce cosa e ora troppi ringraziamenti da fare, ma voglio dire un grande grazie anche a chiunque mi abbia augurato buona fortuna per le mie gare. Thank you, good luck for your future. Grazie mille. Siamo con Thomas Krasonis.